Seconda storia, il presente, la sartoria sociale, Cristina. Quando nasce Cristina, sua madre lascia il lavoro di tessitrice da Tabasso, ma non la tessitura. In casa Favaro si indossa quello che lei cuce su una fedele macchina casalinga. Cristina ride ancora adesso, ancora ricorda quei tremendi pantaloni di fustagno fatti in casa. Ma è un bel ricordo. Un salto avanti è il 2012. Cristina è da 17 anni project manager in una fondazione di ricerca in ambito culturale. Non taglia più carta modelli come faceva da bambina. Non cuce. Sua madre non c'è più. Ma è carnevale e sua figlia vuole diventare una principessa. Cristina prende ago e filo, crea una piccola meraviglia. Racconta, era di lana Lancetti, le avevo fatto anche il mantello. Da lì è un nuovo inizio. Un corso in una sartoria, l'incontro con realtà sartoriali che si occupano di donne in situazioni di disagio. Quello che vede per aiutarle non è mai abbastanza. Allora ci prova. Partecipa a un bando per stand-up con una collega. Vince. Nel 2014 fonda Punto a Capo, un'associazione legata al tessile, all'innovazione e alle persone. E di persone e incontri è fatta questa storia. Il primo incontro. L'inventore di un metro da sartoria che, collegato al computer, registra in modo digitale le misure. Da lì il primo abito creato con taglio al laser, presentato paratissima, e un progetto di digitalizzazione dei modelli. Il secondo incontro. Un insegnante dell'Istituto Tecnico Zerboni. Da allora, 3 anni con i ragazzi. Laboratori per moduli. Vuol dire che al primo anno si crea una gonna, al secondo per esempio un corpino e poi è il tempo del laboratorio anche al pomeriggio. È un'occasione per ragazzi con una vita difficile che trovano lì in quel laboratorio tenuto aperto per loro un'occasione. Speranza. Il quid in più è la tecnologia. A voler essere precisi, sperimentazione di software open source. Un'altra cosa bella, significa che i ragazzi imparano a usare programmi digitali per le loro creazioni tessili. Programmi gratis, disponibili online, non come i costosi software professionali che non potrebbero permettersi. E qui c'entra la formazione di Cristina, ma anche la sua scelta di intraprendere una strada nuova. Ed è per questo che saranno dei ragazzi ad arrivare qui, in questa nuova sartoria sociale. Lavoreranno su due direttrici. Da un lato la riscoperta del tesoro del museo, dall'altra la valorizzazione della filiera del tessile di Chieri. Cristina e le sue socie ci vedono lungo. Dare ai giovani strumenti e occasioni significa farne portatori sani di cambiamento, anche tra 4 mura belle salde di tradizione. Perché i giovani hanno gambe che vanno lontano, teste veloci. Si chiama futuro. E di solito funziona.